Trovate tutti i veicoli dell'Ecilo Santos Jaguars, come anche aggiunte denaro, deluxe, proprietà, veicoli costosi sul vostro account digital online, oppure account montati con corsa montata per tutte le piattaforme al prezzo più basso d'Italia in assoluto, potete contattare Gita Dopati su Instagram oppure su Telegram, link in descrizione. Salve a tutti ragazzi, sono ZWilix e oggi vi mostrerò tutti i contenuti di questo nuovo DLC Los Santos Jaguars che verranno rilasciati col tempo. E non parliamo solo di veicoli, ma di contenuti veri e propri. Infatti dovete sapere che in realtà questo DLC effettivamente in sé per sé è grande. Ma oggi non abbiamo visto granché, proprio perché Rockstar ha preferito spezzettare e quindi distribuire i contenuti di questo DLC di settimana in settimana. Ed è per questo che oggi in realtà non abbiamo visto granché, insomma, in questo nuovo aggiornamento. Adesso vi mostrerò che cosa andremo a vedere nelle prossime settimane. Partiamo dalle informazioni più importanti nella pagina del Newswire. Veramente fighissimi gli artwork, ragazzi, dei personaggi. Spaccano davvero. Comunque i grafici della Rockstar sono veramente dei fenomeni. Fatto sta che dovete sapere che Rockstar Games nel Newswire ci ha comunicato qualcosa di veramente importante. Ovvero che la Ennis 300R sarà disponibile solo fino al 28 dicembre. Dopodiché, dopo il 28 dicembre, puff, addio auto dal sito. Chiaro che se la comprate rimarrà per sempre nel vostro account. Però dopo il 28 dicembre, penso quindi la mattina del 29 dicembre, quest'auto scomparirà per sempre. Quindi se la volete fate in modo di comprarla prima del 28. Ovviamente molto scontato questo fatto, Rockstar aggiungerà altri veicoli nelle prossime settimane e nei mesi successivi che tra poco vi mostrerò. Ma la parte più importante è questa. Ecco che cosa ci fa sapere Rockstar Games. Oltre ai viaggi psichedelici e alle corse spolverate, Los Santos Jaguars continuerà nelle prossime settimane e mesi per offrire nuovi veicoli, eventi mondiali e aggiornamenti di gioco. A partire da nuovi incontri festivi e oggetti da collezione dalla prossima settimana. All'inizio del prossimo anno, aspettati che Downtown Cab Co. sia alla ricerca di nuove reclute. Un furgone di armi itinerante che offre articoli esclusivi, venditori ambulanti che cercano di pagare attraverso utilizzando dei premi per il tuo prodotto, un nuovo garage con il maggior numero di depositi per veicoli, il famoso garage con 50 posti veicoli che tra poco mostrerò, e molto altro ancora. Già dalla prossima settimana possiamo capire che Rockstar aggiungerà un evento dei collezionabili, che a quanto pare saranno i famosi pupazzi di neve del leak di cui vi ho parlato qualche giorno fa. Mentre all'inizio dell'anno, che per Rockstar l'inizio dell'anno potrebbe anche essere aprile o maggio, praticamente avremo la possibilità di diventare dei tassisti e svolgere missioni da tassista in stile vecchi GTA. Poi abbiamo un riferimento ad un furgone di armi ambulanti che offre oggetti particolari, immagino armi nuove, skin e livree per le stesse armi, un po' come forse con i progetti di Call of Duty, non lo so, onestamente vogliono anche, diciamo, intraprendere quest'idea ma su GTA Online. E infine appunto il famoso garage che tutti quanti ci aspettavamo, che sarà addirittura un unico garage contenente ben 50 posti, e questa che vi sto mostrando in questo momento adesso è appunto una breve clip che ci mostra l'interna di questo garage. Questi invece sono gli screen di come apparirà nel sito nel momento in cui andremo ad acquistare questo mega garage disponibile nel sito degli appartamenti. A quanto pare è come se appunto fosse tipo un appartamento, cioè non è un appartamento ma appunto nella categoria degli appartamenti e dei garage. Questo garage da 50 posti costerà $2.740.000. Per quanto riguarda la ricompensa per la sfida della community dei colpi, la Tahoma Coupé che Rockstar ci regalerà come premio per aver completato la sfida dei colpi
sarà disponibile gratuitamente dal 16 al 18 dicembre per tutti i giocatori di GTA Online, anche quelli che non hanno proprio fatto accesso magari da chissà quanti mesi o addirittura anni. Quindi questa sarà un'auto gratis per chiunque. L'importante è entrare su GTA Online tra il 16 e il 18 per poterla ricevere nel proprio account gratuitamente. Dopodiché ci sarà, sì, ma sarà a pagamento, alla modica cifra di 1,5 milioni. Ora andiamo a vedere i veicoli che verranno rilasciati prossimamente. Abbiamo questa sportiva, la Tundra, questa moto, la Manchester Scout C, la Winnie Cirelli, che stranamente fa parte della categoria SUV, la Karim Burr, un fuoristrada, la Ocelot Virtue, nuova super, la Hot Ring Everon, considerata sportiva, la Eudora, considerata una muscle, e la Broadway, muscle vista nella foto postata da Rockstar quando annunciarono per la prima volta l'uscita di questo DLC. Questi sono i prezzi dei veicoli che usciranno su Super San Andreas, mentre questi saranno i prezzi dei veicoli che usciranno su Legendary Motorsports. Per l'ordine di rilascio non vi so dire, ma immagino che l'ordine partirà dalla Tahoma Coupé, poi sotto partendo da destra di Legendary, dopo un'auto di Sufern e così via. Per sbloccare il prezzo scontato alla Everon dovremo piazzarci almeno terzi in 20 differenti gare sfrenate di San Andreas, mentre per sbloccare il prezzo scontato alla Super dovremo completare una missione del secondo pezzo di storia del DLC, che sarà Last Dose, e questa missione si chiamerà BDKD. Tra i file è stato trovato anche il cargo plane, insomma l'aereo cargo, quello enorme, che però secondo il modder che ha scovato questi file sarà solo un oggetto integrante di una missione. Nel corso dell'anno avremo anche la possibilità di comprare il taxi come veicolo Pegasus, addirittura secondo il nostro modder di fiducia è già sbloccabile raggiungendo il livello 25 di Arena War. Per sbloccare il prezzo speciale dovremo completare ben 10 missioni da tassista. Ecco la descrizione che leggeremo in gioco quando verrà rilasciato il lavoro da tassista. La Downtown Cab Co. è ora aperta al pubblico. Inizia a lavorare in taxi da qui per guadagnare entrate aggiuntive. Il completamento con successo di più tariffe senza interruzioni aumenterà i premi. Questo vuol dire che più corse andrete a fare senza appunto interrompere il flusso del vostro gameplay, insomma fate una corsa, poi subito un'altra ancora, e più insomma verrete pagati di missione in missione. Comunque anche il Brigade 6x6 sarà disponibile in versione Pegasus su Warstock. Per le armi ci sarà una nuova pistola, un bastoncino di zucchero, la Railgun come arma acquistabile. Ragazzi, Rockstar Games aggiungerà la Railgun su Ammunition, sarà un grandissimo puttana quando uscirà. E poi un giornale, ragazzi, non è un oggetto, ragazzi, no, è proprio un'arma, sarà un'arma. Ok, non so se poi avete presente o vi ricordate, ma il famoso servizio di teletrasporto istantaneo col taxi per chi compra GTA Plus su PS5 e Xbox Series è un contenuto che da qualche parte esiste. Al momento però si tratta di un contenuto tagliato da GTA Online, staremo a vedere se verrà introdotto o meno in futuro. Successivamente arriveranno i collezionabili dei punti di scambio, che saranno di Geralt, dove Geralt praticamente potrebbe lasciare un pacco pieno di soldi, munizioni e snack in un punto casuale della mappa. Addirittura arriverà anche un evento dove potremo irrompere all'interno di appartamenti per uccidere gli spacciatori al loro interno e rubare scorte per i nostri business oppure soldi all'interno delle loro cassaforti. Riguardo invece gli spacciatori da strada, potremo trovare vari spacciatori a caso nella mappa per potergli vendere la merce che abbiamo nei nostri business. I prezzi cambieranno quotidianamente e alcuni compratori avranno delle preferenze per diversi prodotti che pagheranno maggiormente. Questi sono i vestiti e regali festivi sia di fine anno che di Natale. E questa sarà la ricompensa per aver distrutto 25 pupazzi di neve, che sarà l'evento dei collezionabili. Infine, la seconda parte delle missioni di questo DLC, che si chiamerà Ultima Dose. Dovete sapere che in realtà queste missioni sono già tra i files di gioco, però non sapremo effettivamente quando queste missioni verranno rilasciate. Infatti il cargo plane è un oggetto di quelle missioni, non è un veicolo.
cioè più che un veicolo, un aereo, scusate, non è proprio un velivolo che si può acquistare, ma è come se fosse tipo una roccia, insomma, no? un oggetto estetico nel gioco. Sappiamo quindi adesso che queste missioni sono già all'interno del gioco e non saranno un contenuto di un altro ennesimo aggiornamento da scaricare. Già nel gioco, solo Rockstar però deciderà quando farle uscire. Io penso comunque che queste missioni arriveranno presto, perché sappiamo che alla Super, che uscirà su Legendary, la Virtue, insomma, c'è appunto un prezzo scontato sbloccabile tramite una missione di questo pezzo di trama Ultima Dose, The Last Dose, quindi sicuramente arriveranno probabilmente nel giro di qualche mesetto. Quindi niente ragazzi, questo è quello che sappiamo per il momento riguardo i prossimi contenuti di questo DLC che verranno rilasciati nelle prossime settimane. Fatemi sapere la vostra tra i commenti. Da ZWillix è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video!